Carissimi amici, bentornati al diario. Oggi inauguriamo un nuovo diario che si chiama Diario Graffiti. Naturalmente si alternerà alle puntate normali, quelle d'attualità. Questa riguarda un po' la nostra storia recente, quella di 10-20 anni fa, e quindi trasmissioni già mandate, piccoli brani di trasmissione di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, che qua e là durante la settimana vi proporrò. E insieme a questo, voi vedete, ci sono delle immagini di sfondo su questi due monitor e personaggi che alcuni hanno conosciuto nella vita, per lo più quelli tutti sono scomparsi, di cui parlerò magari un paio a puntate, un paio di personaggi che sono vissuti a Treviglio, che hanno operato nel Trevigliese e che fanno parte dei capitoli del libro La mia gente di Treviglio che ho appena terminato, che quindi sarà a disposizione nelle edicole e nelle librerie. Oggi iniziamo con Baldo, per esempio, che tra l'altro ricorre il quinto anno della sua morte, con un piccolo brano divertente, devo dire, l'abbiamo realizzato qualche anno prima della sua morte in piazza. Lui era sempre in piazza al pomeriggio. Sempre in piazza Manara con i suoi amici, con noi, e parlavamo, scherzavamo. E io avevo la telecamera, il telefonino, non mi ricordo, e quindi ho scherzato a fare il cameraman con lui. E qui lo vedrete: un breve flash, due risate, così per ricordarlo in allegria. Ci vediamo tra poco. Dunque, mi dicono, senta, so che è rimasto solo per molto tempo, a che cosa devo ma questo? lei so che è rimasto solo, abbandonato, un suo caro amico è andato in vacanza, lei doveva chiamarlo spesso. No, chiamavo spesso. Siccome non mi fido, lasciarlo andare in giro da solo. Croce, E la quindi? gatta è sarà sempre l'ombra, se no sarà E solo se trasmetti in prima serata. 8:30. Anche in non zona protetta, Non così sono protetto. posso vedere anche i Se bambini. fa anche i bagnadini per dopo da poter sistemare. Ma noi non Madonna! facciamo nomi, vero? Ma assolutamente! Anche la trasmega la unghiera, la televisione. Anche tua suocera, la stazio mia professoressa, la ma conosco bene. Chissà come parla bene di te. Nei paesi della pianura, i dialetti non sono così omogenei come in altri, nelle valli, per esempio, dove sono più uniti, ci sono più scambi, si difendono insieme, stanno insieme. Nei paesi della pianura, un tempo c'erano i briganti, c'erano gli eserciti che passavano, ognuno si doveva difendere da solo, chiudersi nelle mura o scappare. E questo è inciso anche nel dialetto, nella lingua. A Treviglio, che è una città di 30.000 abitanti a sud di Bergamo e ad est di Milano, 33 km a Milano e 20 da Bergamo, si parla un dialetto diverso da quello di Cassano d'Adda, che è a 5 km, che è di là dell'Adda. Si parla un dialetto diverso con il Caravaggio, che è praticamente appiccicato, è 5 km a sud-est, o piuttosto che Casirate, Arzago, insomma, nelle pianure, dove c'erano eserciti che passavano, briganti, ognuno si chiudeva nel suo paese, quindi gli scambi erano più difficili. E per esempio noi di Treviglio non sapevamo cosa voleva dire, io non sapevo cosa voleva dire la Börda, la Börda, la Börda, la Börda, per i Caravaggini è la nebbia. Mentre, così una cosa che adesso non si usa più, ma si diceva che quando io ero ragazzo sentivo dirlo, a Casirate, soprattutto ad Arzago, quando parlavano del pomeriggio dicevano Stadubas il pomeriggio, è l'ora bassa perché ad Arzago c'era un insediamento romano e quindi il latino è penetrato di più e ha lasciato dei segni, per esempio nel dire pomeriggio, cosa che negli altri paesi, forse a Casirate un po' si diceva ancora che è attaccato
ad Arzago, ma a Treviglio non si sapeva. La Beur da Breuta di Gigi Meresio, che era un amico poeta, molto bravo. Io devo dire, penso proprio che sia uno dei più bravi poeti dialettali della Lombardia, che adesso è un po' di tempo che non portiamo a televisione, e qui qualche anno fa a Caravaggio, davanti al Santuario. Allora te leggerò poesia. La Beur da Breuta. Ah, belase, che è la borda, sta attenta a strer sal stradù. Visia mi mader se la porta erta, se andai a balà al sabet ver strei. Allora, noter fiei che della bassa, la nostra strada la conosie mi sebe, che con dine biu che paria me lassa, a cariai mi stes, a cadre ersa tre. Anche ergus aperto. Al sabato e al venerdì, brutta la borda, che più gli lascia tu l'andrei. Ecco Luigi Minuti, già sindaco di Treviglio per 12 anni, al centro studi storici della Gerardadda presso la Cassa Rurale, con i suoi amici, con i suoi compagni di lavoro, che parla di Barbarossa. A lui abbiamo voluto chiedere qualcosa di più su Barbarossa, che fu il personaggio che inventò la Gerardadda. La Gerardadda è quella provincia che nasce, diciamo, più o meno sull'area che fu del Gerundo, del lago Gerundo, e quindi da Vaprio fino giù a Lodi, questa specie di foglia che mette assieme l'Adda, il Serio e anche un po' di olio, in mezzo un'isola che era quella di Crema. Sentiamo Luigi Minuti. Olme barba cantà, e murmura la fonte, mi spetta sotto al sul, e lui passa sul put, alma cantare al pal, vedo che siete in te casa, io grande appassionato storico, amante della Gerardadda, è stato sindaco 3 volte a Treviglio e ha fatto diversi volumi. È un conoscitore di questa storia territoriale e ci ha spiegato che Barbarossa cosa fece. Barbarossa è il padre della Gerardadda, questo territorio oltre l'Adda legato al milanese, poiché nel 28 di maggio del 1186 fece l'inventario dei nostri comuni, quindi determinò i confini di questo territorio e li donò al comune di Milano, con il quale si era definitivamente pacificato dopo i contrasti della famosa epoca della Lega Lombarda contro l'imperatore. Sento, voi qui nel Centro Studi Storici della Gerardadda avete affissa la una cartina della Gerardadda. È quella reale, è quella parziale, ma quella di Barbarossa corrisponde? Grosso modo corrisponde, grosso modo. Questa è un affinamento. La Gerardadda, poi qualcuno la sposta un più a nord o un po' più a sud, ma quella consolidata che ancora oggi noi consideriamo tale è questa che va dall'Adda al Serio in questa parte settentrionale del Cremonese e meridionale della provincia di Bergamo. Quindi diciamo da Vaprio a Spino d'Adda? Sì, diciamo che esattamente così, diciamo però che oltre che Gerardadda dal punto di vista fisico, lo fu anche dal punto di vista politico, perché questo fino alla istituzione delle attuali province fu sempre un territorio aggregato, a volte come terre separate, del Milanese. Una terra di banditi, si diceva, perché potevano scappare dalla certa Bergamasco. Parte può essere considerata terra di banditi laddove confinava con la Repubblica di Venezia, quindi con il Cremasco, che era una enclave veneziana al di qua del fiume Olio.
vive che borla, 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 e se sa mosa no stortat, e se te tira le forme che, e se mettire porterà, si vive che borla, 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 e non te ranse libera, se tira te salva borla. Fu un grande sovrano il Barbarossa, non a caso Lodi lo considera il suo fondatore, fece tante cose, naturalmente fu fortemente in contrasto con i comuni perché voleva affermare la centralità dell'impero, con la Chiesa perché voleva affermare che l'autorità imperiale dovesse essere l'autorità imperiale di una volta, dell'epoca romana, quando cumulava potere religioso, potere civile, militare e giudiziario. L'epoca della apoteosi della monarchia assoluta, difese queste sue prerogative, poi però andò anche a fare una crociata in Terra Santa e lì è morto. Quindi diciamo che aveva un progetto politico in testa. Aveva un grande progetto e lo ha coltivato con coerenza, con lungimiranza, in oltre 30 anni di impero. Abbiamo ritrovato anche questo video che avevamo utilizzato più di 10 anni fa in una trasmissione TRS TV. Stiamo parlando di Giuseppe Milesi, il suo papà faceva il burattinaio e lui ha mostrato addirittura su Rai 2 i suoi burattini, i burattini del papà, spiegando brevemente la storia di questi burattini e di come si divertiva la gente, non solo i bambini, una volta. Questi burattini li ho ereditati da mio padre che faceva il burattinaio. I burattinai allora andavano nei paesi e sostituivano quello che oggi è il teatro, quello che oggi è il cinema. Allora era l'unico spettacolo che arrivava nei piccoli paesi, era il burattinaio. E noi usavamo i personaggi, innanzitutto le maschere, Brighella, Arlecchino, Meneghino, e il nostro eroe era Gioppino. Poi, come in tutte le commedie, c'erano i carabinieri, c'erano i briganti e si raccontavano delle storie che affascinavano il pubblico, sia dei grandi che dei piccoli. Mi te fas una domanda e ti teme della risposta. Ecco, fa come il mai buongiorno. Mi te fas una domanda, sta attento io pin. Chiese una cosa che buttata in telaria, la se bianca. Quando la casca per terra, la se salda. Cosa sela? Oh, se l'è facile, ma l'è la polenta. Ma no, Zopin, la polenta la se salda in aria, la se salda in terra. Mito dito, bianca in aria, gialla in terra. Madonna me per... Ah, per me della polenta. Ma no, Zopin, è il gelovo. L'ovo il bianco in dell'aria e quando il casca per terra il saldo. Alga ragione, eh? Ma l'è la fam che me fa di la polenta. Continuo la tradizione di mio padre, che faccia burattini in piazza e abbiamo una formula di divertimento molto seguita sia dai grandi che dai piccoli. E adesso il personaggio del libro, personaggio del libro, personaggio trevigliese, Gino Geiger, personaggio che è stato, non so se famoso, certamente importante perché nella sua vita ha partecipato a commedie, cabaret, drammi, a teatro con grandi personaggi, dalla Emma Grammatica a Walter Chiari, mi sembra anche Macario, insomma, personaggio che ha avuto un successo, poi per motivi di salute e familiari dovette smettere. Lui partì facendo il parrucchiere, e poi era così appassionato di teatro che si presentò all'Accademia, ormai aveva troppi anni, non doveva poter entrare, ma era così bravo, piacque così tanto a quegli insegnanti che fecero un'eccezione e lo iscrissero
all'Accademia e venne, come si dice, promosso, diciamo così. Quindi cominciò la sua carriera, che fu importante, girò l'Italia con grandi attori. Poi la malattia, e quindi tornò a fare altro. Però questo lo leggerete nel libro. Di lui voglio parlare come amico. Io frequentavo da ragazzino, 18 anni, insomma, da ragazzo, il Frontini perché avevo amici. Io non ero di quell'ambiente lì del Frontini, che era un ambiente un po' su borghese, diciamo. E lì ho conosciuto questo attore. Non sapevo allora che era attore, però lui aveva le simpatie politiche che avevo io, anzi mi convinse, insieme ad altri, a frequentare la sezione del Partito Socialdemocratico, e così diventammo grandi amici e lo restammo per tutta la vita. Questa è un po' la storia, che non l'ho raccontato del tutto nel libro, perché nel libro non ci sono molte pagine a disposizione, sono 150 personaggi, e nonostante le 260 pagine non è possibile parlare di tutto. Comunque, questo è qualcosa in più di quello che c'era nel libro, un grande personaggio al quale ho voluto molto bene. Arrivederci a settimana prossima e buon lavoro.